lasciamo la parola al sindaco di Caselette, Pacifico Banchieri. Grazie Chiara, naturalmente porto i saluti della nostra comunità in un momento così importante che è appunto la giornata della legalità, che è stata scelta forse non a caso il 21 di marzo quando inizia la primavera. Ed è bello essere qui con voi, soprattutto con i ragazzi dell'Istituto Comprensivo, degli istituti comprensivi di Caselette e Alpignano, perché lo diciamo sempre, questa non deve essere un unicum, deve essere una delle giornate in cui facciamo memoria, ma soprattutto ragioniamo su come estirpare questo cancro che da sempre colpisce la nostra Italia. E iniziare a ragionare dalle scuole è assolutamente fondamentale. Ed è bello appunto essere qui con i ragazzi, essere qui con l'onorevole Lumia, che sono contentissimo che continui a partecipare alle nostre iniziative, e perché partire dalle scuole è veramente importante. Noi andremo a maggio con l'Associazione Calabresi e con i ragazzi dell'Istituto Comprensivo a Cinisi, proprio per dare anche lì un segnale importante che la nostra comunità ci crede a queste iniziative e che i nostri ragazzi credono a queste iniziative. Andare fino in Sicilia e andare a vedere quello che è successo in quella terra meravigliosa ma così complicata è forse il segnale migliore che noi istituzioni, noi Istituto Comprensivo, noi comunità possiamo dare. Perché è vero che la mafia è soprattutto radicata, le mafie sono soprattutto radicate nelle regioni meridionali, ma non è vero che qua non succede nulla. In maniera diversa, ma anche qui le mafie sono radicate nell'economia, che è un'economia più ricca, dove girano più soldi e quindi c'è più potere, ed è anche purtroppo radicata in tante istituzioni, anche comunali, anche regionali. Non ultimo, un assessore regionale anche in Piemonte è stato arrestato proprio per questa cosa, e alcuni comuni anche della nostra regione, della Valle di Susa, sono stati commissariati per mafia. Quindi da questo punto di vista non dobbiamo mai dimenticare che la mafia non è solo al sud, è anche al nord, ed è da estirpare al nord come al sud, e iniziative come queste servono per dare segnali importanti. Grazie a tutti di essere qui e grazie soprattutto a chi ha avuto l'impegno e l'onore di organizzare questa bella iniziativa. Buona giornata a tutti. Grazie.